Ministro, una battuta sulla giornata questa mattina. Presidente Sangalli ha praticamente bocciato di fatto il salario minimo e l'idea, tutta l'opposizione è molto d'accordo. Il governo quindi è sulla stessa linea. Innanzitutto questa è stata una giornata molto importante per il sistema produttivo italiano, anche per la presenza significativa del Presidente della Repubblica e di tanti ministri che concorrono con me a delineare la politica produttiva del nostro Paese, tanto più a evidenziare le straordinarie performance dell'Italia che continua a crescere più di quanto facciano le altre grandi nazioni europee con cui dobbiamo confrontarci, parlo di Germania e di Francia, con un'occupazione che ha toccato i livelli record e che continuerà a crescere quest'anno e con un tasso di inflazione che per la prima volta nella nostra storia è di gran lunga inferiore a quella registrata nell'Unione Europea, a quella che registrano le altre grandi nazioni europee. Quindi tutti gli indicatori economici sono nettamente positivi, come quelli politici, perché il modello italiano ha vinto in Europa. Ed oggi l'Italia, Giorgia Meloni, che tra poco presiederà il vertice del G7 in Puglia, può finalmente dire che l'Italia indica la rotta giusta alla nostra Cassa Comune Europea, rotta consacrata dal voto degli elettori. Assolutamente necessario che la nostra Europa, così come fanno gli Stati Uniti, investa nel sistema produttivo, nel lavoro e nell'impresa europea, con risorse comuni significative, pari a quelli messi in campo dagli Stati Uniti negli ultimi anni, e quando parlo di risorse comuni parlo di risorse federali, si potrebbe dire, cioè risorse dell'Unione Europea come tali, onde evitare che si ampli il divario interno tra chi può e chi non può nel nostro mercato comune, e con una politica commerciale che tuteli il lavoro e l'impresa europea da ogni forma di concorrenza sleale.